Questo ti inviterei a vedere meno i miei film, più i film in generale, perché chi fa queste affermazioni qua, che dice ma a me è strano, deve essere sempre qualcuno, non a caso ho sentito da Pino Daniele, da Festo, che infatti non conoscono il cinema, è evidente, perché non esiste un film cioè non esiste un buon film che non tratti temi critici, non, semplicemente non esiste. L'unico che può mettere d'accordo è Frank Capra, appunto, poi non ce ne sono altri. Sono sicuro che a molti in questa sala piace Taxi Driver, vai a vedere Taxi Driver che New York che dipingeva. È una questione mal posta, sulla stampa mi pare un giornalista che la Melina ha scritto la cosa più sensata, molto semplice ma sensata, cioè c'è questo equivoco di alcuni che credono che un film possa essere un deviante turistico, ma il cinema non è deputato a questa funzione qua, appunto, per i deviante turistici ci sono i deviante turistici, ci sono i filmati fatti in un certo modo, il cinema non ha assolutamente questa funzione qua, così come la letteratura. Mi colpiva il fatto che ci sia proprio un riconoscimento anche internazionale, una lente di ingrandimento, quando poi, per carità, uno può vedere anche Beautiful Country, il documentario che parla di una situazione che poi mostra anche lo stesso Gomorra, però magari non ha la stessa possibilità di visibilità, eccetera. Quindi è una cosa sicuramente positiva, credo almeno che comunque siano stati premiati e apprezzati dei bellissimi film, però non so, la vedevo strana questa casualità, per cui comunque tutti e tre sono legati da un atto, se vogliamo, di accusa, credo, almeno. No, è un atto che si riprende da quando hanno inventato il cinema. Non riesco a rispondere perché per me è scontato, cioè i film buoni sono quelli, non quelli che sono di tanti, quelli che partono all'attacco, ma quelli che pongono una riflessione, un ragionamento critico su qualcosa. Allora, Gomorra lo fa sugli argomenti che tocca, il mio lo fa sugli argomenti e così via, ma non riesco non riesco a pensare che un film possa essere buono in maniera diversa. Qualche anno fa c'era un film che si chiamava Un'ottima annata, l'ho pensato e poi l'hanno confermato quelli che l'hanno visto, che non poteva essere un bel film, infatti non era un bel film, un film che si chiama Un'ottima annata. Cioè, anche Cuore di tenerezza, che è un capolavoro per me, è un film che pone gli accenti critici sulle vite di determinate persone. No, questo vuol dire che non a caso cito Cuore di tenerezza, perché è un film che passa come un melò un po' ruffiano, invece può essere, secondo me, un grande film, ma perché dentro contiene degli spunti critici e di riflessione non sempre positivi, molto spesso negativi sulle persone. Questo è cominciato con la Divina Commedia. Sì. Appunto, dico, cioè, è sempre così che la letteratura poi se ne parliamo. Quindi è un po'. È un po' dilettantesca da parte di alcuni dire non si dovrebbe fare così. E da parte di Pino Daniele, per esempio, è paradossale, perché Pino Daniele ha raggiunto un successo strepitoso con una canzone che si chiamava Napoli, che parlava del peggio di Napoli di quell'epoca. Quindi, così, ha un momento. Paola,